Adesso noi vi proponiamo un servizio che arriva da Langhirano, un servizio che parla di una denuncia su una strada, che ha fatto davvero tanti morti. Parliamo della Massese, pensate, c'è l'incrocio Torre Chiara che ha fatto 3 morti giovanissimi l'anno scorso, una tragedia e nulla è ancora stato fatto. Ma ci sono altri posti che potrebbero essere forse teatro di tragedie su cui bisogna intervenire prima che avvengano, come quella che ha denunciato un nostro cittadino all'interno dello spazio Parola al Popolo. Vediamo che cosa ci hanno fatto sapere. Chiediamo scusa per un errore che c'è anche nel servizio. La località è Berzola, non Verola, come c'è scritto nel servizio. È stato un errore di montaggio. Vediamo. Siamo in località Berzola lungo la Massese, in una posizione molto pericolosa, come potete vedere. Siamo con Matteo Impagnatiello. Cosa ci racconti di questa situazione? Sì, hai detto bene, siamo sulla Massese che è già stato teatro, no, di numerosi incidenti. Qui alcuni residenti hanno fatto rilevare delle criticità che possiamo riscontrare anche noi. C'è la segnaletica verticale di attraversamento pedonale. E come si può vedere, come si può ben vedere, mancano totalmente le strisce pedonali o attraversamento pedonale che dir si voglia. Tra l'altro, qui proprio in prossimità di quello che dovrebbe essere un attraversamento che non c'è, insomma, c'è solo la segnaletica appunto verticale, non quella orizzontale, c'è anche la palina della fermata dell'autobus, ma è solo un palo che riporta gli orari. Ma manca la pensilina, manca la segnaletica orizzontale e torno a ripetere, ribadire, in una strada la Massese che è già stata teatro di Qui abitano anche dei incidenti. ragazzi, delle... Assolutamente sì, è una frazione appunto del comune di Langhirano, siamo alle porte del comune di Langhirano e ovviamente diventa insomma abbastanza pericoloso dopo queste curve, questi tornanti, trovare ecco, una situazione di questo tipo qua, quando si aspetta l'autobus appunto in quella che dovrebbe essere una fermata di autobus, ma che è rappresentata solo da un palo. Quindi anche qua l'auspicio è che insomma, i residenti attendono da tempo, chi ha la competenza, insomma, si spera agirà in modo più sollecito e più pronto, insomma, ecco questo.